Ma prima di tutto voglio presentare Mauro Boati, che è il responsabile delle politiche attive del lavoro di Assolavoro e che, diciamo, governerà questa seconda tavola rotonda. Mauro, a te la parola. Sì, grazie. Il tema che noi affrontiamo adesso è quello delle politiche attive. Abbiamo parlato del mercato del lavoro nella prima tavola rotonda. Le politiche attive sono la parte su cui c'è maggiore attesa. Non abbiamo ancora dei risultati così netti come ci sono, come abbiamo registrato sulla parte invece dell'impatto delle riforme rispetto al mercato del lavoro, e l'attesa è molto forte. Già Di Maio introduceva dei termini molto forti rispetto alle politiche attive e alla loro funzione. Diceva cambiamento di tipo epocale, si usa il termine copernicano, cioè si usano dei termini molto, molto pesanti per dire che le politiche attive in questo momento sicuramente stanno subendo un cambiamento estremamente forte. Noi ci aspettiamo dei risultati, ma tra le politiche così come sono state pensate e come vengono ora regolate e i risultati, in mezzo ci sono tutti i cambiamenti tipo operativo, procedurale, che debbono essere ancora realizzati. E siamo in una fase di relativa sospensione in cui attendiamo. E prima lo si diceva anche in modo scherzoso, attendiamo che l'Agenzia Nazionale parte effettivamente, attendiamo che le norme si traducano poi in modelli pratici, gestiti a livello operativo, territoriale. Ci sono delle precondizioni quindi e il primo intervento che avremo, che è quello del Vicepresidente Colli Lanzi, è proprio su la focalità principale. Noi puntiamo tutti sull'assegno di ricollocazione come la principale novità nel campo delle politiche attive. Ma sappiamo anche che potrà l'assegno di ricollocazione effettivamente realizzare tutti gli effetti che pensiamo possa avere, se... Buongiorno. Ministro. Benvenuto quindi al Ministro Poletti. Stiamo trattando delle politiche attive. Quindi lei è prima fila e poi ci attenderemo da lei. Imparerà un sacco di cose, ma le faremo molte domande, quindi si prepari. Prepari alle domande. Benissimo. Stavo dicendo, assegno di ricollocazione è tema centrale, ma prima che l'assegno possa diventare effettivamente operativo passano alcuni mesi e soprattutto sono necessarie alcune precondizioni. Quindi, vicepresidente di Assolavoro Colli Lanzi, le domande che pongo sono relative all'assegno di ricollocazione e alle precondizioni. In realtà le domande poi vanno oltre e toccheranno anche il presidente dell'ANPAL e sono, per esempio, accreditamento nazionale. A quale condizioni di accreditamento si potrà operare? Un modello di rapporto pubblico-privato. Abbiamo modelli diversi in diverse regioni. Condizioni di rapporto effettivo l'assegno e la sua sperimentazione ci permetterà di attivare. E non piccola cosa, il finanziamento previsto darà una copertura sufficiente? Ci sono modalità, ci sono previsioni rispetto a questo. Il sistema informativo nazionale, quello unico ma non unico, unificato, quindi non si è capito bene che potenza avrà, che capacità operativa reale avrà. Bene, queste sono alcune delle domande principali. Ce n'è anche una che dice, ma oltre all'assegno di ricollocazione, visto che le regioni stanno lavorando sui rispettivi POR, come sarà la cornice che permetterà di mettere in relazione l'attività assegno con le attività che le regioni comunque programmano e pianificano? Alcune domande. Al Vicepresidente Colli Lanzi il compito di aiutarci a esplorare l'assegno di ricollocazione nella sua funzione e nelle sue potenzialità. Prego.